video. Sono stata indecisa fino all'ultimo se farlo o meno. Come sapete, ad ogni inizio del mese faccio appunto il video sui must play. Ma da quando ho iniziato queste shock review avevo paura di essere un po' ripetitiva. Però poi alla fine ho pensato che nei must play non è che una vera e propria review, ma ve ne parlo molto al volo e ho deciso comunque di farla un po' diversa dalle solite, ovvero ogni volta io scelgo almeno un prodotto per categoria, e vengono anche lunghissimi. Invece oggi ho deciso di prendere un po' di prodotti random, che sono quelli che ho usato di più durante il mese. Ma magari qualche categoria è saltata, magari ve ne faccio vedere di più di qualcuno e cerco soprattutto di farvi vedere dei prodotti che mi avete visto sicuramente utilizzare nei tutorial e che sono magari anche un po' più nuovi e che appunto sto utilizzando e volevo dirvi la mia opinione. Se di qualche prodotto poi vi interessa una review più dettagliata, fatemelo sapere nei commenti e ci farò appunto la shock review. Quindi iniziamo subito. Inizio da una crema colorata che sto adorando ed è questa crema qui dell'Erbolario. È una crema colorata alla macadamia e avocado, è idratante e protettiva e io ho preso la tonalità mandorla. È davvero fantastica. Mi dispiace solo una cosa, che l'INCI non è proprio dei migliori. E detto questo, però devo dire che stranamente la mia pelle ancora non sta dando strane reazioni. E anche se la sto utilizzando tutti i giorni, è una crema molto molto leggera. E la consiglio a chi non vuole una coprenza alta, anche se vi dico che secondo me ha una coprenza più alta di molta, ad esempio BB cream, e allo stesso tempo è anche molto idratante. Mi piace tanto e ha una durata buona di 6-7 ore, insomma, rende davvero la pelle uniforme, ha una media coprenza, cioè secondo me per quello che ne necessito io va più che bene, anche perché non mi piacciono i fondotinta che si vedono, i fondotinta corposi, e quindi assolutamente ve la straconsiglio se appunto non cercate un fondotinta con una alta coprenza. Poi ho preso alla fiera dell'estetica, non so se avete visto il video, questo correttore stick di Mesauda, si chiama Perfect Skin Concealer e ho preso la tonalità 09 beige a bicocca. È questo correttore qui. Ah, vi faccio vedere la colorazione. È questa colorazione qui, come vedete, è abbastanza aranciata. È molto molto morbido e su questo non vi so ancora dire se mi piace o no. Nel senso, le occhiaie le copre molto bene. Anche alcune imperfezioni riesce comunque a copricchiarle, anche se magari non è proprio la tonalità perfetta, essendo aranciata. Il problema è che è molto pastoso e se non fissato con una cipria, tende comunque ad andare nelle pieghette. E anche, ad esempio, messo su mia madre, che sicuramente ha un contorno occhi più segnato del mio, e lo va anche ad evidenziare le varie pieghettine, quindi non fa proprio un bell'effetto. Va un attimino utilizzato bene, cioè nel senso va fissato poi assolutamente con una cipria. Ne va messo pochissimo perché se si mette di più si accumula tutto e fa proprio un effetto brutto. Però vi ripeto, non so ancora darvi un'opinione proprio precisa perché non ho ancora ben capito quanto mi piace e quanto no. Poi, sempre di Mesauda, questo mese tra l'altro l'ho utilizzata tantissimo, avevamo preso questa cipria colorata che si chiama Light Velvet ed è una cipria compatta. Avevamo preso una colorazione piuttosto scura, non so se avete visto il video, insomma l'avevo spiegata questa cosa perché volevamo una terra sbarra cipria colorata in modo da scaldare l'incarnato quando non si vuole fare il contouring, specialmente per mia madre. E devo dire che l'ho utilizzata parecchio anch'io questo mese perché non sempre, insomma, sto lì a fare il contouring, anche perché richiede più precisione e più tempo soprattutto, e quindi passo questa su tutto il viso, magari insistendo sulle zone che voglio scaldare un po' di più. È una tonalità, sembra scura, ma poi una volta che la swatchate, a meno che non andate tanto a stratificare, non so se, cioè non si vede quasi sulla mia pelle, con tutto io sono un fantasma. Se adesso io la sfumo, cioè voi non la vedete più. Quindi questa cosa mi piace perché ho notato
lo specchio che fissa il trucco, e quindi questa è la funzione principale di una cipria, e quindi va benissimo. Dà quel tocco di colore in più che dà un bel aspetto sano, e devo dire che mi piace tanto, è molto soffice, molto vellutata, mi piace anche il fatto che insomma sembra così scura, ma poi una volta che la si stende non si nota quasi. Per quanto riguarda dei blush, ne ho due. Uno è questo blush qui di H&M che avevo preso con i saldi ad 1 euro. Si chiama blusher, ah no, si chiama Spring Flower, eccolo. E devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Intanto è carinissimo il fatto che si apre, caduto tutto, e sotto ha lo specchiettino con il pennellino, quindi anche da borsetta. E poi mi piace proprio tantissimo il blush in sé. Ed è questo blush che tra l'altro sembra tipo mai usato, eppure è usato tantissimo, con queste rose fucsia, arancioni e quella rosa super sbrilluccichina al centro. Io solitamente vado a mischiare tutti quanti i colori con il pennello ed esce fuori questo color pesca molto più, diciamo, rosato, che come vedete è davvero molto molto tenue e portabile per tutti i giorni. Tra l'altro poi, essendoci appunto questo rosa brillantinato al centro, va a dare proprio quel tocco di luminosità che però, se andate tipo a vedere, non ci sono brillantini evidenti all'interno. E tra l'altro su di me ha anche un'ottima ottima durata. Quindi non so se lo trovate ancora onestamente, però veramente buono. Stesso discorso, non so se lo trovate ancora, è questo blush della Darren Game. Ed è lo 02 Raspberry Rose and Peach, che io lo sto davvero amando. Intanto mi piace tantissimo perché ha questo specchio enorme e ha questi due blush. Devo dire che quello che sto usando di più in questo periodo, che tra l'altro questo periodo sto andando molto di più sui blush opachi, questo sto usando da me, è questo rosa completamente opaco. Ed è molto molto bello e scrivente, come vedete, ed è un semplicissimo rosa completamente opaco, perfetto proprio per tutti i giorni, secondo me perfetto praticamente per tutti i trucchi, mentre l'altro è un color pesca molto chiaro, e questo è molto luminoso perché ha delle perlescenze all'interno, e questo anche è bellissimo. Sicuramente questo lo sfrutterò di più in primavera e estate, ma questo mese quello rosa in assoluto è proprio il blush che ho utilizzato di più di tutti, e ve lo consiglio se ancora lo trovate, perché tra l'altro in offerta viene intorno ai 5-6 euro. Quindi per quanto riguarda gli occhi, sempre che trovate ancora in offerta, ma questi da Kiko ancora ne vedo parecchi, sono i Color Up. Io ne ho due, uno è blu che non sto utilizzando tanto onestamente, perché in questo periodo mi sto truccando poco di blu, e uno è questo qui che è il numero 8, che è un bellissimo beige rosato, diciamo rosa cipria, però è molto brillante, e questo anche per un trucco veloce applicato su tutta quanta la palpebra fa veramente la sua porca figura, cioè veramente bellissimo, è morbidissimo. E l'unico accorgimento che posso dirvi insomma è quello che si asciuga in frettissima, e quindi va lavorato subito subito bene, e una volta che si asciuga da lì non lo levate più. Ma anche se io adesso faccio asciugare lo swatch, per levarlo dalla mano devo per forza usare una salvietta, perché altrimenti non si leva. Quindi cioè, se cercate un prodotto che faccia un bel effetto, che sia veloce e duraturo per tutto il giorno, questo è veramente perfetto. E poi dov'è? Ho utilizzato tantissimo questo mese questa palette di Sleek, che è la Del Mar. Io penso che le palette di Sleek a livello qualità-prezzo siano assolutamente le migliori. Vi spiego perché. Intanto perché hanno uno specchio, e non è una cosa che hanno tutti. E hanno dei colori secondo me fantastici e super pigmentati, non troppo polverosi. Io mi ci trovo benissimo. E la Del Mare è questa qui. I colori che ho utilizzato di più questo mese, non so come fare senza prendere lo specchio, sono questo beigeolino brillante qui, che è super utilizzato come vedete, questo è viola, dov'è? Eccolo, questo viola che è completamente opaco e fa davvero un bellissimo effetto,
E poi questi due colori qui, quindi questo beciolino completamente opaco e questo rosa, rosa salmone, con anche questo completamente opaco, sì. E mi piacciono davvero tantissimo, cioè io questa palette la adoro. Per quanto riguarda invece le matite, ce l'ho da meno cioè meno del mese, saranno 2 settimane nemmeno. Io vi giuro, non ho mai provato una matita del genere. Sto parlando della Master Drama di Maybelline, che ho trovato in offerta da Acquestabuona a 4,90 euro, quindi davvero pochissimo. E l'ho swatchata lì e ho detto no, la devo prendere. È questo nero super super intenso. Io non ho un nero così intenso. E tra l'altro la consistenza della matita è fantastica, perché ha una consistenza quasi in gel, che si fissa. Infatti, se dovessi trovare una pecca, è che per struccarla ci metto una vita, soprattutto nella rimentana dell'occhio. È molto morbida, quindi potrebbe colare, però devo dire che io, con tutto che ho un'abbondante lacrimazione, non mi dà assolutamente problemi, e la uso soprattutto tanto come eyeliner, perché viene proprio un effetto eyeliner in gel. Sembra davvero che ho un eyeliner in gel, è fantastica. E questo assolutamente, cioè, se avete un Acquestabuona o comunque qualsiasi rivenditore Maybelline, andate a swatchare, sono sicura che la prenderete, perché è davvero bellissima. E questa si chiama appunto Ultra Black. Ultima cosa per gli occhi è un mascara che questo mese l'ho utilizzato parecchio, ed è questo qui di Estée Lauder, è una mini taglia e si chiama Sumptuous Infinity. È un mascara carino, nel senso, questo è lo scovolino che va davvero a prendere tutte le ciglia e fa un bell'effetto, ma secondo me non è un mascara da 30-40 euro, quanto viene un mascara Estée Lauder? Sicuramente 30 li viene, perché viene 30 quello di Lancôme. Quello di Lancôme 30 euro io oggettivamente ce li rispenderei, cioè mi è stato regalato, comunque ce li spenderei. Perché li vale davvero tanto, mi fa un effetto che quasi nessun mascara mi fa. Questo fa un bel effetto, eh? È un buon mascara, ma ci penserei 10.000 volte prima di spenderci 30 euro o quello che sia. Perché secondo me è paragonabile ad esempio a un Pupa Vamp, che gli viene un terzo praticamente, quindi non lo so. Comunque, per non avere una mini taglia è assolutamente ottimo. Passando infine alle labbra, volevo fare un video più corto, ma come sempre sta venendo lungo. Questo mese ho usato tanto questo rossetto di Wet n Wild, tra l'altro voglio rifare una capatina allo stand, ed è il Red Velvet, che è un rosso completamente opaco. Sembra tipo fucsia dalla videocamera, come sempre, ma vi assicuro, poi l'ho messo in un posto dove non riesco, sono la persona più intelligente del mondo. Vi assicuro che è un semplicissimo, classicissimo rosso. E io non sono un amante dei rossetti matte, ma non perché non mi piace l'effetto, l'effetto secondo me è straordinario dei rossetti matte. Ma il problema è che le mie labbra, soprattutto in inverno, sono molto molto secche, e quindi non mi piace che poi magari vanno a evidenziare pellicine e cose varie. Invece questo, con tutto che è comunque un rossetto matte, non fa assolutamente questo effetto, dura una vita e viene pochissimo. Quindi, cioè, se avete uno stand Wet n Wild nelle vicinanze, fateci una capatina. Ho utilizzato poi tantissimo questa matita di Kiko, anche questa della collezione Daring Game, anche questa la trovate in offerta sui 2 euro ed è la numero 34. Anche questa è ad effetto matte, magari stavolta la mettiamo in un posto dove la vedete. E dura tantissimo, anche se mangiate. È un fucsia, un semplicissimo fucsia, ma davvero bello bello bello, e mi piace tantissimo. E tra l'altro a me proprio i fucsia sono i colori che mi piace proprio di più, come mi stanno addosso, e quindi io questa la adoro. E poi ho utilizzato parecchio questo mese un rossetto MAC, che è il Chatterbox, tra l'altro è stato il mio primo rossetto MAC, che è questo colore qui, questo rosa, che lo abbino solitamente non ho più spazio sulla mano, a trucchi magari un po' più marcati sugli occhi, perché qui lo vedete bello rosa forte, ma in realtà rimane molto molto naturale sulle labbra. E
e quindi lo abbino magari a trucchi occhi un pochino più strong. Volevo far vedere uno smalto come faccio solitamente, e questo mese ho utilizzato parecchie volte questo qui di Pupa, che è l'Holographic Nail Polish. Questo è il numero 032 ed è uno smalto meraviglioso. Io non so se voi da qui cogliete i riflessi, ma è un turchese, diciamo duochrome e dorato. È un qualcosa di meraviglioso. L'unica pecca, secondo me, è che una volta steso i riflessi si vedono il come. Ma al momento che ci vado a passare un qualsiasi, perché ho provato anche con diversi top coat, li va praticamente ad annullare quasi del tutto, e quindi sembra un semplicissimo smalto turchese. E questa cosa mi dispiace, però allo stesso tempo, se non metto il top coat, rimane poco lucido e non mi piace, e dura pochissimo, cioè tipo un giorno. E quindi alla fine lo vado sempre a mettere, ma secondo me perde molto, quindi così. E niente ragazzi, questi sono stati i prodotti che ho utilizzato di più questo mese. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e soprattutto vi abbia anche tenuto un po' compagnia. Fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti preferiti del mese, e io vi mando un bacio. Ciao!